Da Enoteca il Regno di Bacco, Messina, in Viale Boccetta 14A. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. L'arte del sapore. Le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. A Messina, in Via Camiciotti 10-12. Caseificio Paolo Calogero. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. In Via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. A tutto campo, fatti e uomini di sport raccontati in libertà. Conduce Pietro Di Paola. Buonasera a tutti cari amici sportivi, benvenuti al classico appuntamento del martedì sera con lo sport su Radio Amore. A tutto campo, tanti temi da affrontare questa sera. Parleremo naturalmente del buon pareggio del Messina con il Matera sabato, o meglio domenica sera al Franco Scoglio, una gara attendista della squadra di Lucarelli, premiata per l'equilibrio e la compattezza che ha mostrato in campo contro una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale, che non ha digerito il mezzo passo falso, e lo conferma il nervosismo di fine gara che ha visto protagonista soprattutto il tecnico lucano Gaetano Auteri. Ma come giusto che sia, la copertina e buona parte del primo scorcio del nostro programma è dedicato alla questione societaria. Lo saprete, ieri, secondo previsione, come aveva preannunciato l'imprenditore di Troina Franco Proto, ha presentato una proposta di acquisto del 100% delle quote, l'ennesima, direi la terza se non ricordo male, che è stata trasmessa a mezzo PEC ai soci del Messina, che avranno 6 giorni di tempo, anzi 5, per fornire una risposta, che dovrà essere appunto sempre attraverso mezzo PEC, posta elettronica certificata, trasmessa entro venerdì sera, entro la notte tra venerdì e sabato. Si è tanto discusso dei contenuti, dei dettagli di questa offerta, che per la verità doveva essere riservata. Proto aveva invitato attraverso i propri consulenti la controparte a mantenere la riservatezza, che poi, insomma, come spesso capita, non c'è stata. Anche se si è fatto un po' di confusione sull'argomento, noi proveremo a fare chiarezza per sgombrare il campo da alcuni equivoci, dandovi anche qualche sviluppo, quei pochi che ancora ci sono. Tra poco sarà con noi anche il collega del Corriere dello Sport Sergio Colosi, che mi aiuterà a sviscerare i fatti, le vicende di questa lunghissima telenovela cominciata ad agosto. Addirittura, se dovessimo prendere in considerazione anche il primo step, quello che ha visto protagonista Proto insieme a Francesco Barbera, parliamo di questo possibile passaggio di consegne sin dal mese di maggio. Prima di tutto però è doveroso per noi ringraziare i nostri sponsor, un brevissimo spot pubblicitario, un minuto e poi torniamo. Amore, pubblicità, amore, amore, pubblicità. Enoteca il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046.
Dal 1938, l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli, a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Eccoci qui, bentornati. Saluto subito Sergio Colosi che è in collegamento telefonico insieme a noi. Lo ritroviamo con piacere. Ciao Sergio, buonasera. Ciao Pietro, buonasera a tutti i tifosi. Sergio che mi aiuterà un po' a fare chiarezza su quello che è accaduto nelle ultime ore, perché ho letto, ho sentito tante fesserie, consentitemi questa espressione alla quale non sono abituato, però a volte bisogna essere un po' più concentrati prima di dire le cose o di scriverle, altrimenti si fa confusione. Allora, diciamo di questa proposta presentata ieri, trasmessa a mezzo PEC dai tecnici, dai consulenti di Proto a tutti i soci del Messina. È stata individuata come cifra, come corrispettivo per l'acquisto della società, 250.000 euro, importo che nell'incontro tra Capi Ultra e il presidente Stracuzzi di 3 settimane fa era stato individuato ufficiosamente allo stesso Stracuzzi come adatto a un closing, alla chiusura dell'operazione, nonostante i consulenti e la società di revisione alla quale Proto si era rivolto per valutare lo stato di salute e quantificare il valore del club avessero fornito all'imprenditore di Troina una indicazione decisamente diversa al ribasso rispetto poi alla cifra effettivamente offerta. 250.000 euro offerti in diverse modalità, seguendo diverse modalità. Quella che ha attirato più l'attenzione degli sportivi, dei tifosi, è quella temporale di erogazione di questa somma. Proto dice: io emetto, dopo aver pagato al compromesso 25.000 euro, 10 assegni da 22.500 euro, li consegno però al notaio e non direttamente ai proprietari, perché pretendo che alcune condizioni che vengono fissate nella proposta d'acquisto periodicamente vengano verificate appunto dal notaio, che ha accertato che le promesse ratificate in un contratto di cessione siano state rispettate, potrà via via appunto girarli alla persona o alle persone, ai soci che ne hanno diritto. Quindi prima sgombriamo subito il campo da equivoci, perché ho letto che diverse persone hanno detto: ma come, vuoi prenderti il Messina, una società professionistica, e non hai 250.000 euro da dare in contanti alla controparte? Io penso che sarebbe un pollo, anzi un idiota Proto, che dovrebbe sobbarcarsi fra un mese 260.000 euro soltanto di stipendi a avventurarsi in una vicenda del genere se non avesse la disponibilità. Quindi siamo seri. Si tratta di una formula scelta per garantirsi rispetto, perdonatemi per il gioco di parole, di alcune condizioni fissate nella stessa proposta d'acquisto. E quali sono queste condizioni? Intanto la veridicità di tutti gli incartamenti che sono stati forniti nelle scorse settimane ai suoi consulenti, l'impegno a pagare le rate con il fisco, chiaramente relative ancora al periodo di gestione di Stracuzzi e soci, poi ricadranno eventualmente sul nuovo acquirente. E attenzione, veniamo alla parte più importante: la rinuncia degli attuali soci ai propri crediti nei confronti della società,
E infine, passaggio secondo me molto significativo, una serie di liberatorie che i collaboratori a vario titolo del club dovrebbero sottoscrivere, con le quali di fatto dichiarerebbero di non avere nulla a pretendere. Queste sono le condizioni per le quali Proto ha preferito scegliere come formula del pagamento quello dell'assegno da consegnare, degli assegni da consegnare a un custode sicuramente autorevole come il notaio Arrigo. Poi l'altro tema, e ti faccio subito intervenire Sergio, di cui si è tanto parlato in queste 24 ore senza però avere un elemento secondo me concreto sul quale ragionare, è quello della fideiussione. Voi sapete che il Messina, per iscriversi al campionato, come tutte le società, ha dovuto presentare insieme alla domanda di iscrizione una fideiussione. In un primo momento purtroppo non è andata bene, tanto che il Messina il 18 novembre rischia uno o due punti di penalizzazione. Poi in seconda battuta è arrivata questa fideiussione assicurativa, che è costata credo circa 20.000 euro alla società, ma la compagnia assicurativa, per rilasciare questa fideiussione, chiede a sua volta delle garanzie al soggetto che la richiede, quindi nella fattispecie a Stracuzzi o insieme agli altri soci. Stracuzzi ha dovuto fornire delle garanzie per il rilascio di questa fideiussione, e quindi questo è un po' il nodo della questione. La fideiussione non può essere ritirata alla Lega, perché la Lega non la riconsegna, anche se c'è un cambio di proprietà sino al termine della stagione e fino al pagamento al saldo di tutti gli stipendi. Per cui occorre trovare una formula che contemperi gli interessi. E nella fattispecie, nella proposta d'acquisto formulata da Proto, si precisa che chiaramente questa garanzia deve rimanere in capo a Lega Pro sino al termine della stagione, ma testualmente recita la proposta: fermo restando la solidarietà della new co-promissaria, cioè di Proto, per gli adempimenti relativi. Cioè la fideiussione resta, perché non può essere diversamente, dice Proto, ma io mi impegno a assumerne il carico solidalmente con chi ha ottenuto quella fideiussione. Abbiamo fatto questo breve punto proprio per sgombrare il campo da equivoci e interpretazioni. Che cosa accadrà? La reazione iniziale da parte degli attuali proprietari non è stata entusiastica, ma per quanto ci risulta ancora la trattativa è in piedi. Chissà, potrebbe esserci una controproposta. In ogni caso, per quello ribadisco che ci risulta proprio nelle ultime ore, il discorso è in itinere, e quindi l'epilogo potrebbe essere il più variegato possibile. Vedremo, ci sono diversi giorni di tempo, il termine è quello di venerdì sera, ma a quanto pare non c'è stata una chiusura netta, almeno da parte di alcuni soci. Sergio, complimenti per la descrizione. Spero di essere stato efficace, perché sono... alla tua bravura giornalistica ci hai messo anche gli studi che hai fatto e tanto il re, sì, però il punto è che sono discorsi tecnici, sì, è materia mia, però sono discorsi tecnici, e quindi bisogna cercare di bilanciare un po' la voglia di essere semplice, e quindi di rendere il concetto accessibile a tutti, con le problematiche nel merito. Spero di esserci riuscito, è uno sforzo non semplice, devo dire, però ci provo, perché secondo me è giusto che tutti sappiano, in modo tale da farsi un giudizio. Tanto ti ringrazio per i complimenti. Anche perché poi mi... Sì, sono stato chiaro, Sergio, sinceramente. Cosa? Stato chiaro, te lo chiedo con sincerità. Sì, no, perché abbastanza, non è un... abbastanza. Abbastanza chiaro, ed è importante fare questo, perché poi è facile vedere certi commenti scritti sui social, possono attaccare Proto, possono dire questo, possono dire quell'altro, c'hai soldi, non c'hai soldi. Questi commenti che poi diventano superficiali, diventano da... a livello veramente... Dico, ma concordi con me? Sarebbe un idiota Proto a provare a comprarsi il Messina, chiaro, se non ha 250.000 euro, se poi tra 20 giorni deve pagare gli stipendi. Dico, se la società del Messina pensa di trovare di dare il Messina a uno che commette gli stessi errori che probabilmente loro hanno fatto poco più di un anno fa, mi sembra difficile, perché comunque loro, per
la stessa missione, comunque sono stati anche un po' leggeri nell'acquisto del Messina, si sono catapultati in una situazione senza guardare tante cose, e oggi le conseguenze sono chiare, lo hanno ammesso loro stessi, lo hanno sempre detto che non si aspettavano tutti questi debiti, è sempre quello che hanno detto e hanno ammesso. È giusto che uno esperto come Prodi, io non so se ce li ha o non ce li ha i soldi, né è questo il certo. problema, nel senso che per comunque avvicinarsi al Messina è chiaro, ha delle possibilità di investimento, lui e il gruppo a cui fa riferimento, credo in ogni caso che la prima scelta, la prima situazione fosse la migliore di tutte, quella di quest'estate, ovvio. Tra l'altro era quella ovvio. Di cui ne parlavamo addirittura già a dicembre ti ricordi? Dell'anno scorso, quando incontrai per la strada Tullio Lanese, era novembre-dicembre, e mi parlò di questo progetto. Ti ricordi? Fu un tuo scoop, no, sul Corriere, quello della cordata. Vabbè, però abbiamo fatto insieme, perché abbiamo fatto insieme. Io ne parlai sul Corriere, però tu anche ne parlassi pure in radio, per cui l'abbiamo sì. fatto insieme questo discorso, come tu certamente ti ricorderai, anche tramite messaggi certo, che ci siamo mandati. Certo, è una certo. cosa su cui abbiamo lavorato io e te, tutte e due, tu anche con la TV, insomma, hai dato una assolutamente, assolutamente. Abbiamo fatto uscire noi questa notizia ed era tutto vero, siamo stati accusati di essere giornalai e tutto il resto, invece avevamo uscito una notizia vera, a tal punto che la trattativa è continuata per tanti mesi, per cui forse tanto giornalai non eravamo e qualche altro vabbè. Dovrebbe pentirsi di quello che ha detto, però a parte questo, tanto questo poco importa, bisogna guardare avanti. E guardare avanti è certamente quello che ha fatto Prodi in questa trattativa, perché io non so chi rappresenta oltre se stesso, però certamente ha agito con cautela, ha agito da vero imprenditore, perché non può mettere su un piatto tutti quei quattrini e poi ritrovarsi un Messina dove tutti si presentano, tutti chiedono soldi, tutti fanno vertenze, tutte fanno cause e diventa un problema, e diventa un gioco al massacro, per cui è giusto che lui si cauteli. Per cui sotto questo profilo non posso che dire che prova le sue ragioni per muoversi in questa direzione. Dall'altra parte c'è il Messina che si tiene ancora, il Messina a livello dirigenziale, che si tiene ben stretta la società, però effettivamente ci sono delle problematiche che continuamente emergono, che vengono fuori, la gestione è tutt'altro che semplice e questo non giova. E per fortuna in questo momento ci abbiamo anche un momento calcistico, un periodo che sta andando positivamente, del quale magari parleremo più avanti. Sì, ora ne parliamo però dopo, sì. Non c'è dubbio che l'aspetto societario per me è prioritario nel modo più assoluto. Scusami Sergio, perché evidentemente ti fermo un attimo, perché stanno arrivando tanti messaggi sull'argomento e proprio sul tema della fideiussione, quindi evidentemente non sono stato chiaro e lo ripeto, ci arrivano delle domande, per esempio quella di Enrico. Buonasera, sono Enrico, come mai Proto non parla di fiduzione dell'offerta, eventualmente continuerebbe a utilizzare quella di Stracuzzi e soci, non è una situazione un po' strana? Ho cercato di spiegarlo, la fideiussione non può essere sostituita a campionato in corso in Lega, la Lega è un soggetto terzo, non gli interessa se Stracuzzi cede la società al Messina, e quindi da quando la fiduzione viene presentata sino al saldo dell'ultimo stipendio, dell'ultimo contributo di questa stagione 2016-2017, quel documento emesso dalla compagnia assicurativa grazie alle garanzie fornite da Stracuzzi rimarrà negli uffici, nella sede di via Jacopo da Di Aceto. Quella fiduzione non può essere sostituita, ecco, cerchiamo di essere chiari. L'accordo eventualmente deve essere trovato su altre basi fra le due parti, ma la fideiussione ottenuta da Stracuzzi non può essere sostituita. In Lega non ne sentiranno mai ragione sull'argomento. Spero stavolta di essere stato più esplicito, quindi questo tema possiamo metterlo da parte, perché non ha un senso, perché la normativa della Lega Calcio, la Lega Italiana Calcio Professionistico, non la consente. E anche altri parlavano di questo tema della fideiussione, per cui si dovrà eventualmente trovare un'intesa su altre basi. Perdonami Sergio, ti avevo interrotto, c'è un messaggio... No, sì, prego. È giusto proprio quello che dice, è giusto puntualizzare e precisare determinate cose, perché altrimenti poi si parla così, si chiacchiera per sentito dire o si creano dei giudizi superlativi sulle persone senza considerare realmente quelli che sono i fatti. Oggi, un mese fa, anche con i risultati negativi che c'erano, il Messina sembrava veramente una situazione quasi disperata. Sì. Oggi i risultati stanno coprendo però una situazione
a livello societario, a livello organizzativo, che comunque merita massima attenzione e probabilmente anche una svolta che forse non ci sarà. Io non sono, anche se la trattativa è ancora in corso. Tu non sei ottimista? Non sono particolarmente ottimista, perché comunque questo Messina, che è carico di debiti, di problemi, di tanti casini, perdonatemi il termine, sì, dovuti al passato, vertenze del passato, sì, tanti problemi di gestione degli anni trascorsi e di quelle che poi si vanno a sommare nel tempo, sembra quasi un gioiello, per cui chi ce l'ha non lo vuole cedere, se non a condizioni che comunque nessuno può proporre. La verità è questa, cioè per acquistare il mio cellulare io lo devo volere vendere e tu lo devi volere comprare, e per fare un esempio. Ma qui il Messina io non lo so fino a che punto vuole essere, lo vogliono vendere, o se lo vogliono vendere dice no, lo vendiamo ma alle nostre condizioni. Però non è che si vende un club virtuoso, un club di quelli, dice sì, ok, ci sono tanti club che sono in una situazione difficile, ma questo non vuol dire nulla. Noi dobbiamo guardare il meglio, non il peggio. Per cui sotto io oggi, Sergio, partito... scusami, sull'argomento, sì, oggi scrivo l'attacco del pezzo per la televisione, per l'antenna del Mediterraneo, sottolineando come in effetti, per dare un ulteriore sostegno al tuo ragionamento, gli indizi che inducevano e inducono a pensare che non ci sia tanta voglia di cedere dall'altra parte sono tanti, perché l'esonero di Marra, Prodo aveva detto se esonerate Marra io mi ritiro, e la chiamata di Lucarelli, che per carità si è rivelata opportunissima, mai scelta di questa società più felice, questo è giusto dirlo, però è un dato. L'altro, secondo me ancora più importante, la stipula di un contratto pluriennale, a quanto pare quinquennale, una società di marketing marchigiana, avvenuto proprio alla vigilia della presentazione dell'offerta d'acquisto da parte di Proto, che non mi sembra proprio un segnale della voglia di passare la mano, perché altrimenti questo contratto non lo sigli, specie se la parte promissaria acquirente, diciamo così, sull'argomento informalmente ti aveva diffidato. Ecco, sono tutti elementi, potremmo parlare anche di riunioni del settore giovanile, che ti lasciano pensare che almeno una parte dei proprietari di lasciare non ne abbiano voglia. È una mia interpretazione o c'è qualcosa di concreto secondo te in questo ragionamento? Ma secondo me questa è la verità di tutto, è la verità dal quale poi discendono tutte le considerazioni e soprattutto quello che poi sarà l'esito finale, cioè il no che l'attuale proprietà dirà a Proto, e la mia convinzione nasce non finirà così sì, secondo certo, è chiaro così. Ma anche la trattativa con Nardini, che è quasi un giocatore quasi preso, o qualche altro che lo stanno trattando, so di un attaccante che dovrebbe, anche se su Nardini sembra ci siano problemi per l'ingaggio ritenuto troppo alto così. Però comunque continuano sempre, si è trattato, addirittura certo. Ho sentito parlare che il Messina è vicino a due calciatori, per cui dico una notizia poi mi davano domenica sera, per cui ritengo che se una società deve andare via, io penso ad acquistare calciatori, io penso a fare contratti quinquennali a società di marketing, ma nel modo più assoluto, se io devo andare via, devo andare via. La realtà è invece un'altra, e comunque questa trattativa forse è stata riavviata per accontentare i tifosi, tra virgolette, perché comunque c'era la voglia da parte dei tifosi. In un momento in cui il Messina andava male, hanno spinto affinché il presidente discutesse con Proto, hanno parlato con Proto. Dico, secondo me c'è tanto dei tifosi in questa richiesta di acquisto del Messina, e c'è anche nella trattativa che ne è venuta fuori, però io sono fermamente convinto che non c'è alcuna intenzione di cedere il Messina. Mi dispiace soltanto una cosa, che le trattative riprendono quando magari si perdono due o tre partite, poi appena si fanno 3-4 risultati utili consecutivi, e allora non abbiamo bisogno di nessuno e la società può continuare senza problemi. Ecco, questa non è programmazione. Il Messina, se può sostenersi con le sue forze, allora che vada avanti, che faccia dei progetti seri, importanti, che possono permettere però di andare allo stadio, non i soliti 2000, che con tutto il rispetto, cioè
vorremmo vedere tanta gente allo stadio. Sergio, ti posso stoppare, ho un tassativo di pubblicità. No. Continuiamo subito, certo. Un minuto. Certo. Amore, pubblicità. Amore, amore. Pubblicità. Enoteca è il regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938 l'arte del sapore, macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli a Messina in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Bentornati in nuova parte di trasmissione, intanto saluto i tantissimi che ci stanno seguendo stasera su internet da ogni parte del mondo. Da Francesco Parasporo dalla regia mi diceva che anche dallo Zimbabwe, dall'Africa, quindi abbiamo in questo momento un ascoltatore, un tifoso del Messina che palpita per le vicissitudini societarie. Ora chiudiamo questo capitolo, poi parliamo un po' di calcio, ma c'è un aspetto in chiusura di questo ragionamento che secondo me va fatta in parte prima. Colosi ha fatto un piccolo accenno. Al di là del decollo meno di questa trattativa, c'è una cosa che mi ha molto colpito in tutta questa storia e in parte inquietato, cioè tutti noi, lasciamo stare la controparte che ne ha diritto, perché io vendo, quindi legittimamente magari cerco di racimolare il massimo possibile. Ma la cosa che mi ha colpito e inquietato è che molti, non tutti chiaramente, ma molti, si soffermano sulla entità o legittimità dell'entità della contropartita piuttosto che sul vero nodo, che è quello dei debiti. E veniamo dunque al futuro, qualunque esso sia, con Proto o ancora con Strapuzzi. Questa società ha un monte debiti che è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 15 mesi, un consistente fardello nei confronti di fornitori, più o meno la stessa cifra, 50.000 euro più 50.000 euro o meno nei confronti del fisco, e poi ci sono gli accantonamenti, che sono quelle somme che vengono messe a bilancio in vista della perdita di contenziosi, perché purtroppo il Messina ne ha tanti, tanto da portare insomma a una cifra veramente importante, di fronte alla quale è necessaria e improcrastinabile, lo dicono tutti i tecnici, una ricapitalizzazione. Cosa vuol dire ricapitalizzazione? I soci devono mettere mani al portafoglio, immettere liquidità nel club, perché vedete, il pagamento degli stipendi, e adesso a dicembre ci sarà un ratio importante, 260.000 euro, non basta, lo abbiamo detto tante volte, e lo dico a chi ci dice: ma perché avete questa ossessione sull'argomento? Perché abbiamo paura. La verità è questa, almeno io ho paura di rivedere scene che ho dovuto vivere sulla mia pelle.
8 anni fa e che non vorrei più rivedere e appunto rivivere. Questo è il motivo. I debiti ci sono tantissimi, molti di più, sgombriamo il campo degli equivoci, di quelli medi in una società di Lega Pro. E quindi se Stracuzzi rimarrà al timone con questi soci, c'è il dovere immediato di procedere a una ricapitalizzazione, altrimenti altro che salvezza o decimo posto e playoff. Qui siamo sull'orlo del baratro, per cui vorrei che questa cosa venisse ben focalizzata. Il Messina ha un monte debiti altissimo che non può mantenere sine die, perché altrimenti può sempre accadere qualcosa, come diversi ascoltatori ci dicono via messaggio. Sergio, su questo. Guarda, credimi, sei il primo giornalista, dopo mesi e mesi che guardo televisioni, leggo siti, carta stampata e tutto il resto, come facciamo tutti, che dice realmente le cose come stanno. E anch'io ritengo comunque di essere sulla tua stessa lunghezza d'onda, perché queste sono, che hai appena detto, sante parole. Quando il sottoscritto parlava della trattativa di Barbera, che era una trattativa di un certo livello, vi assicuro che non sono né parente di Barbera, né sono innamorato di lui, né deve sistemarmi qualcuno, perché proprio tutto quello che faccio l'ho fatto io in prima persona, che riguarda me e la mia famiglia, senza aiuto. Come ho detto a tutti spesso, non ci interessano posti di addetto stampa, per intenderci. Appunto, così siamo, così siamo chiari, ce l'ho il mio, per cui così siamo espliciti. Dai. Però... la cosa importante, la parola che a me aveva fatto scattare l'entusiasmo era quella: noi abbiamo pronta una ricapitalizzazione di 1.200.000 euro da mettere subito cash nella società. Quando io ho sentito queste parole proferite da Barbera, mi si è accesa la lampadina dell'entusiasmo, ma non per le singole persone, perché a me non interessa se ma si certo, chiama Barbera, ma chi se ne frega di Barbera, se si chiama Proto, se dai. Si chiama Colossi, se si chiama De Laurentiis, non, con tutto non il rispetto, il nome, è chiaro, certo, tutto il rispetto, ci mancherebbe, ma quando senti una persona comunque molto ma molto seria che dice queste cose, allora dico alto là. Ma il Messina, che è una società che rischia, ecco, hai fatto tutto il discorso completo, poi nel tempo, noi 8 anni fa abbiamo avuto il fallimento, è quello che noi temiamo, è quello che nel tempo, se non c'è una ricapitalizzazione, se la società non si sistema, è quello il rischio, la parola è quella, una parola che noi non vogliamo più sentire, perché poi un giorno i tifosi, come già è accaduto tanti anni fa, perché purtroppo ormai seguiamo, purtroppo, per fortuna, seguiamo il Messina da tanti anni, ma abbiamo visto anche situazioni negative, poi ci dicono che noi abbiamo protetto, che noi abbiamo tutelato, che noi siamo complici delle società, ma noi invece lo diciamo, che poi di questo passo, con questa situazione debitoria che va continuamente avanti, poi si rischia il fallimento. Ecco, Sergio, per esempio, ti dice Peppe, che invece la pensa diversamente da noi. Sergio, scrive proprio a te: vedo che quel giornalai è ancora impresso nella vostra mente, ma non credo sia giusto farne un accanimento, l'appellativo utilizzato da Stracuzzi con riferimento ad alcuni colleghi, non so se c'eri tu, se c'ero io, non ricordo, comunque lo rivolse a alcuni colleghi. Spero Stracuzzi non venda, dice Peppe, tutto questo amore per Proto lo ritengo superfluo. Diamo tempo, chi non sbaglia, finiamola di fare i conti in tasca e parliamo di calcio, che fino a 2 giorni fa dicevate che questa squadra era scarsa. Continuo a dire che questa squadra non è di fenomeni e merita la classifica che ha in questo momento, ma questa è una mia visione, non mi sono fatta esaltare da questi risultati positivi. Sergio? Sì, infatti io al di là, vabbè, il discorso poi... quello del l'accanimento, presidente, quelle ormai sono cose passate, certo. Non hanno più importanza, giornalaio non giornalaio, quelle lasciamolo stare. Dico, però è ingeneroso parlare di accanimento da parte della però stampa. Non credo ci sia proprio un accanimento, ma parlare soltanto del pareggio col Matera o del decimo, del dodicesimo, del tredicesimo posto rischia di essere come dire, limitativo rispetto a quelli che sono i problemi reali che comunque ci sono e comunque esistono. E noi abbiamo accolto il pareggio col Matera con grandissima soddisfazione, certo. Bella prestazione da parte della squadra, però se la nostra ambizione deve essere quella di fare 0-0 in casa col Matera, allora è ovvio che allo stadio non possono venire più di 2.000 persone, ma noi siamo quelli che abbiamo fatto la Serie A di recente, ok, è stato un episodio,
va bene, ma abbiamo fatto la Serie B, abbiamo fatto anche i campionati a vincere. Ma possiamo dire semplicemente noi siamo il Messina, punto. Noi siamo il Messina, con tutto il rispetto. Domenica eravamo contentissimi perché abbiamo pareggiato col Matera 0-0. Ok, meraviglioso, perfetto. In questo momento va bene così, ma nel mio sogno di prima tifoso del Messina, e sono nato e cresciuto in Curva Sud, e poi di giornalista, non c'è di in futuro fare il pareggio col Matera. Nel mio sogno di giornalista e prima ancora di tifoso c'è di fare altri risultati, certo. C'è di emozionarmi per andare allo stadio. Io non riesco ad emozionarmi perché comunque mi accorgo che la squadra fa il massimo ed è come quel ragazzino che più di sei non può prendere. E ora parliamo proprio di questo, della squadra. Per chiudere la questione società leggo solo qualche messaggio, non so che male abbiamo fatto per meritare tutto questo, scrive Riccardo da Mantova. E poi Francesco dice: scusate, allora i club sono stati presi in giro, visto che Colosi dice che alla fine la società non sarà venduta. Beh, è una sua impressione, poi vedremo. Questa è mia, è chiaro. Non mi sembra serio questo comportamento, non si può prendere in giro un'intera tifoseria. Poi altri, vabbè, sempre di tenore analogo sulla questione della fiduzione, va bene. Adesso parliamo invece, Sergio, di calcio. Ed è giusto dare importanti meriti a Lucarelli, che comunque una svolta, quantomeno dal punto di vista emotivo, a questa squadra l'ha data. Non vorrei, e insisto, che ci crogiolassimo su questi risultati per non considerare improcrastinabili quei rinforzi a cui facevamo riferimento prima, da Nardini a un vice Ponsebon che continuiamo a non avere. Dite, vabbè, ma c'è Madonia. Sì, ma ci sono certe partite in cui un attaccante forte fisicamente ce lo hai di bisogno. Se noi non avessimo recuperato Rea al centro della difesa e non fosse arrivato Grifoni sulla destra, probabilmente in difesa non avremmo fatto quei progressi che invece si sono registrati nelle ultime settimane. Come la pensi? Innanzitutto mi dispiace dover dire per Sasamarra, che è una persona dolcissima, che con noi ha vinto tanto da calciatore, però purtroppo da allenatore è andata male, e che è andata male la conferma e che evidentemente anche ci ha messo del suo, insomma, certo. Le cose non sono andate bene, mi dispiace dirlo, però è anche corretto. La riprova si è avuta con l'arrivo di Lucarelli, che è un allenatore che i suoi bravi problemi li ha avuti nelle panchine, perché dico, tre esoneri su quattro esperienze ci sono state, però si è presentato con una schiettezza, con una sincerità, con una franchezza, e credo con due ottimi collaboratori che sono Vanigli e Conticchio. Che fanno anche la sua fortuna. Si è formata una triade di persone che lavora con grande professionalità, che è riuscita a tirare fuori il massimo da questo gruppo, che evidentemente forse non aveva lo stesso tipo di rapporto con Sasamara, forse ne era nato più un rapporto di confidenza, di unità di intenti, ma non c'era quel rapporto professionale che oggi vedo con Lucarelli. Per cui, sotto l'aspetto calcistico, il Messina ha migliorato nettamente. Voglio chiederti una cosa, Sergio. Tutti siamo convinti del contributo che dal punto di vista mentale, del carisma, Lucarelli ha dato questo gruppo, ma secondo te dopo 5 partite, 3 di campionato e 2 di coppa, possiamo dire che anche dal punto di vista tecnico-tattico è cambiato seriamente qualcosa? Non parlo di dettagli, l'attaccante più decentrato piuttosto che qualche altro aspetto, parlo dell'equilibrio tecnico-tattico della squadra nel suo complesso. Secondo te c'è già la mano di Lucarelli, al di là della testa, nei ragazzi in campo? Ma io credo che anche l'equilibrio poi tattico derivi anche da una maggiore applicazione dei calciatori, perché domenica ho visto una fase difensiva che non mi era mai capitato in questo campionato di osservare, per cui ritengo innanzitutto che si è sistemato il Messina in quello che è il ruolo più congeniale, che è il 4-3-3, poi una maggiore applicazione da parte di alcuni elementi, Milinkovic, l'inserimento di Grifoni a destra, il recupero di Angelo Rea in difesa, un Musacci tornato su livelli magari gli anni passati, quest'anno non si era mai visto a Messina, un Madonia che adesso gioca sempre part time, perché raramente parte titolare, però appena entra risulta decisivo, per cui diciamo tutti stanno dando qualcosa in più rispetto a prima, e credo che i risultati ne siano la conseguenza. E sotto questo profilo
Lucarelli ha lavorato molto sulle motivazioni del gruppo, ha messo dentro il suo spessore, credo che abbia un bel rapporto con i calciatori e contemporaneamente anche un rapporto però di chi se le deve mandare a dire lo fa subito, le dice direttamente, non è uno che ci pensa su, per cui un rapporto molto franco, molto schietto da parte sua, è venuto fuori un bel contesto, si è creato un bel gruppo nel momento più difficile, ecco, sono venute fuori tutte queste individualità che oggi fanno del collettivo un Messina discreto. Certo, poi ci sono le verifiche, adesso ci sono quelle che sembrano le partite più abbordabili, ma nelle partite più abbordabili deve vedere se effettivamente il Messina riesce a dimostrarsi superiore, e adesso ne avrà una riprova perché adesso giocherà contro squadre contro cui dovrebbe fare bottino pieno, e magari bisogna vedere però se è all'altezza di fare questo salto di qualità, perché avremo l'Andria, l'Agragas, il Fondi, il Melfi, sono tutte squadre con cui il Messina teoricamente dovrebbe fare bene, però io nel complesso la squadra ritengo che peggio della situazione come si è vissuta non si poteva vedere, perché è un Messina che era allo sbando, prendeva 2-3 gol, distrazioni assolute, distrazioni veramente, era quello il peggior Messina. Cambiato radicalmente, questo bisogna dare merito all'allenatore, stanno facendo gruppo, mi auguro che ci sia sempre quella tranquillità trasmessa dalla società affinché sul campo le cose vadano bene, perché anche questo diventa un fattore importante. Bene, grazie Sergio, buona serata, grazie per la tua preziosissima consulenza. A voi. Io ovviamente ho detto, secondo me non ci sarà il passaggio delle quote, dico, è una mia valutazione, sensazione. Ci mancherebbe altro, certo. Poi eventualmente noi registreremo fatti diversi, però il giornalista è giusto anche che viva di impressioni, di idee. Io ho questa mia idea, magari mi sbaglierò, vedremo. Grazie, ciao Sergio, ciao, grazie. Ciao. Pubblicità per noi e poi ci affacciamo alla prossima partita di campionato con la Fidelistalli. Amore, pubblicità, amore, amore, pubblicità. Enoteca è il regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli, a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Bentornati, ultima parte di trasmissione, dobbiamo andare di corsa, ma oggi i temi erano veramente tanti e importanti da affrontare. Intanto è stato designato l'arbitro della prossima partita del Messina, che affronterà l'Andria al Franco Scoglio domenica alle 16.30, secondo match consecutivo in casa per i pelolitani. A dirigere il match sarà Diego Provesi della sezione di Treviglio, che ha incrociato una volta in Serie D sia i pelolitani che i pugliesi,
per il Messina 2-1 in rimonta tra le mura amiche con l'Agropoli. Per quanto riguarda invece gli squalificati, c'è da dire che nel Messina non è stato stoppato nessuno dal giudice sportivo, ma è stata inflitta alla società peloritana una multa per la presenza di personale non autorizzato all'interno del campo, a proposito poi a margine della vicenda che ha visto protagonista Auteri. Mentre possiamo perfezionare il collegamento con Andria, volevo anche rispondere ad altri messaggi che erano arrivati. Per esempio Luca ci chiedeva: buonasera, tralasciando il capitolo avvicendamento societario, vorrei conoscere se filtra le indiscrezioni riguardo le due partnership che dovrebbero comparire nelle maglie della società che si occuperà del marketing. Come sempre, grazie Luca. Luca, posso dirti, forse l'hai anche sentito poc'anzi, che per quanto mi risulta si tratta di una società marchigiana di Fano, per l'esattezza, che opera nell'ambito del marketing sportivo, a cui il Messina avrebbe, i dettagli ancora dell'accordo non li conosciamo, affidato la gestione del marketing per 5 anni. Prima avrai sentito insomma che l'accordo è stato siglato a ridosso della proposta d'acquisto di Proto, che non appare proprio dal punto di vista dell'opportunità eccezionale. Per quanto riguarda gli sponsor, no, non ne conosciamo la ragione. E poi ancora altri messaggi sempre di tenore analogo. Vabbè, c'è qualcuno particolarmente pessimista che speriamo non abbia ragione. Peppe Marguccio dice: cari amici e compagni di Sventura, il punto focale della questione è che non cederanno mai la società, perché vi sono situazioni poco chiare, finirà che resterà loro e falliremo per via dei creditori che faranno istanza. Un caro saluto Peppe Marguccio, speriamo che tu non abbia ragione. Intanto mi dicono che abbiamo già in collegamento il collega Peppino Ernesto da Andria, che risento con piacere. Ciao Peppino, buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora Peppino, che Andria arriverà domenica qui a Messina? È un'Andria ancora piuttosto altalenante nelle prestazioni, anche se ha appena messo su una piccola striscia positiva fatta essenzialmente di pareggi. Le ultime 4 gare sono 3 pareggi e una vittoria, quindi la possiamo considerare una miniserie positiva, però di fatto è un'Andria che ancora non riesce a dare continuità alle sue prestazioni, alterna partite bellissime come quella vinta in casa con una squadra forte come il Cosenza, a partite un po' più confuse con tanta imprecisione come l'ultima in casa con Vadibonese. Questa è un po' la sintesi del campionato dell'Andria, squadra molto altalenante e soprattutto piuttosto improduttiva in attacco. È il vero tallone d'Achille della squadra di Favarin, il fatto che proprio fa una fatica enorme a segnare. Anche domenica contro la Vibonese ha avuto 3-4 occasioni abbastanza clamorose, però gli attaccanti sono in grossa difficoltà, e tant'è vero insomma che il capocannoniere della squadra è Onesco, che è un centrocampista che ha segnato 3 reti, e i vari attaccanti massimo sono ad 1, quindi questo diciamo è abbastanza significativo. Senti Peppino, l'anno scorso l'Andria ha fatto un bel campionato, no? Rispetto all'ultima stagione che cosa è cambiato? L'allenatore innanzitutto, però non penso sia questo diciamo l'elemento focale, perché ti devo essere sincero, a me il gioco di Favarin piace più di quello di D'Angelo, che è un po' troppo speculativo. E almeno il D'Angelo girone di ritorno, il girone di andata abbiamo visto anche un'Andria molto interessante, il girone di ritorno era forse un po' troppo speculativa, troppi pareggi soprattutto in casa, e un girone di ritorno diciamo abbastanza in affanno. Favarin aveva cominciato benissimo, almeno sul piano delle prestazioni, come il Favarin che ricordavamo ai tempi della Serie D, perché lui è quello che poi ha portato l'Andria in Lega Pro. Poi qualche risultato negativo
ha indotto anche lui ad essere un po' più guardingo, pragmatico, sì, a cambiare modulo di gioco, a tornare su un 3-5-2 come quello che abbiamo visto lo scorso anno con D'Angelo. A me personalmente un modulo che non piace tantissimo, ma per fortuna dell'Andia non sono io l'allenatore. Quindi... Senti, ho un minuto, intanto mi pare che ci sia uno squalificato, sarà l'unico indisponibile a Messina? No, oltre al squalificato Cianci sicuramente mancherà Allegrini, che è uscito per infortunio muscolare, sì, contro la Vibonese. Diciamo non un problemone per Padarin, che nel reparto arretrato ha comunque abbondanza, delle buone soluzioni alternative. Mancherà Cianci in attacco, che diciamo è quello su cui l'Andia ha più puntato, un ragazzo di appena 20 anni e su cui l'Andia ha scommesso tanto, tra l'altro già ceduto al Sassuolo, che ha puntato su questo ragazzo. Finora le risposte non sono state eccezionali. Il Cianci dello scorso anno ci era piaciuto un po' di più, forse il peso di questa cessione si sta facendo un po' sentire. Va bene. E quindi diciamo che mancherà lui, mancherà Allegrini. Favarin spera di recuperare Poluzzi, che non ha giocato in porta domenica contro la Vibonese all'ultimo momento per un problemino, una contrattura muscolare, non l'hanno voluto rischiare. So che lui insomma spera di recuperarlo per domenica, tant'è vero che non lo farà giocare neanche domani in Coppa Italia con il Foggia, partita nella quale ci sarà un abbondante turnover, perché ovviamente l'obiettivo principale è il campionato. Grazie Peppino, buon lavoro, buona partita. Grazie per domani, buona serata. Un saluto a tutti. Grazie. I tuoi amici. Grazie. Ciao, ciao. Grazie Peppino. È un dato importante che ci ha dato in chiusura di collegamento, impegno di Coppa domani per l'Andria, è vero giocheranno tante riserve, però insomma potrebbe avere un impatto sulla gara del Franco Scoglio. Abbiamo finito, questa trasmissione torna martedì prossimo, ma venerdì c'è anteprima sempre alle 19, ciao! A tutto campo, fatti e uomini di sport, raccontati in libertà, conduce Pietro Di Paola.